La rete d'impresa è un accordo formalizzato in un contratto di rete basato sulla collaborazione, lo scambio e l'aggregazione tra imprese e rappresenta un modello di business alternativo rispetto a quello individualistico e frammentato del nostro tessuto economico. Lo scopo principale delle reti d'impresa è quello di raggiungere degli obiettivi comuni di incremento della capacità innovativa e per questo della competitività aziendale. Sulla base di un programma comune, le imprese retiste possono collaborare nell'ambito delle rispettive imprese, scambiare prestazioni industriali, commerciali e tecnologiche, esercitare in comune attività di impresa. La rete d'impresa, quindi, può essere considerata un valido strumento per permettere a tutte le imprese di raggiungere una massa critica per competere a livello globale, salvaguardando la propria individualità e creando così valore per l'azienda stessa, ma anche sviluppo per il territorio in cui opera. In particolare, quindi, si crea una rete per incrementare la produttività e la competitività, per condividere conoscenze e competenze, per sviluppare maggiore potenzialità innovativa, per conquistare nuovi mercati e internazionalizzarsi, per certificare la qualità del proprio processo produttivo e per razionalizzare i costi di gestione. Il Galassere Salentine sta cercando di costruire una rete fra le imprese di Puglia e di Basilicata all'interno del progetto di cooperazione Penisole d'Italia. Ci sono stati già dei primi workshop, dei primi contatti tra le aziende. A che punto è la situazione e perché nasce questa idea tra due territori diametralmente opposti ma molto vicini? Sicuramente l'iniziativa Penisole d'Italia è un'iniziativa da condividere in pieno, intanto perché sono due territori che sono molto vicini dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista artigianale e produttivo, quindi un'area della Lucania si è accostata all'area delle Serre Salentine e insieme ha sperimentato questa possibilità di costruire un percorso comune di valorizzazione delle tipicità sono tipicità artigianali ed agroalimentari per poter costituire assieme un percorso di valorizzazione degli stessi prodotti e delle eccellenze di quei territori. Parliamo ad esempio dei prodotti agroalimentari tradizionali che sono un po' il punto di partenza che unisce i due territori. Nel Basso Salento, nell'area delle Serre Salentine, noi abbiamo circa 150 prodotti che sono inseriti in questo elenco ministeriale che vengono raffrontati ai 90 prodotti dell'area lucana. Fra questi prodotti noi abbiamo soltanto 15 prodotti in comune in termini di denominazione degli stessi prodotti, ma tutti gli altri sono differenti. Questo vuol dire che si possono creare dei percorsi del gusto, percorsi enogastronomici assolutamente differenti sui due territori e questo quindi crea un appeal assolutamente complementare fra queste due aree, che non è fatta soltanto di un appeal sul gusto, ma anche un appeal dell'arte, perché alcune loro eccellenze come il tufo, il ferro battuto e anche la cartapesta sono presenti come prodotti dell'artigianato tradizionale anche in Lucania. Quindi sicuramente l'unione di questi due territori, al di là delle differenze orografiche, crea un appeal interessante in quelli che poi saranno i turisti che andranno a visitare quei territori. Dunque, una rete d'impresa è una forma di aggregazione tra imprese ed è uno strumento che nasce con un decreto legge del 2009. Questo decreto legge fornito dal legislatore ha avuto una serie di integrazioni e di aggiustamenti ed ha lo scopo di aggregare reti d'impresa per aumentarne la competitività e l'innovazione sui mercati nazionali e ovviamente internazionali. Le finalità dipendono dalle esigenze delle imprese. Mediamente una rete di imprese segue una logica bottom up piuttosto che una logica top down, cioè le reti di impresa devono necessariamente nascere per soddisfare le esigenze delle singole aziende piuttosto che avere degli interessi propri. Dalle interessi poi delle singole aziende nascono quelli che sono gli obiettivi strategici della rete, che non sono nient'altro che la convergenza degli interessi delle singole aziende.
Dal punto di vista giuridico, semplicemente la rete si formalizza con un contratto di rete. Ci sono due tipi, una prima classificazione è data da due tipi di reti d'impresa, sono reti soggetto e reti contratto. Le reti soggetto hanno una soggettività giuridica propria, le reti contratto non hanno soggettività giuridica. I dati di Union Camere della fine di ottobre ci parlano di oltre 1800 reti in pochi anni di esistenza di questo strumento. Un certo numero sono attive anche sul nostro territorio e chiacchierando con le imprese che si sono messe in rete ci si rende conto che effettivamente stanno ottenendo dei grossissimi risultati. La rete d'impresa nasce nella filosofia della condivisione. È chiaro che quello che una singola impresa, soprattutto se piccolo o media impresa, ma anche micro impresa, quello che può fare da sola una piccola realtà, chiaramente è di livello sicuramente più basso di quello che può fare un gruppo di imprese. Il gruppo di azione locale Serre Salentine, nell'ambito del progetto di cooperazione interterritoriale Penisole d'Italia, vuole creare dei stabili rapporti operativi fra le imprese dei vari GAL partner al progetto. In particolare il GAL Capo di Leuca, il GAL Bradanica, il GAL Terra d'Arneo, il GAL Le Macine e Cosvel, dei territori divisi tra Puglia e Basilicata. In particolare, il conseguimento di questo obiettivo potrà consentire alle imprese locali di sviluppare volumi di offerta maggiormente diversificati per gamma di produzioni e di poter essere presenti sul mercato in forma più organizzata. Il secondo obiettivo, invece, è la realizzazione di flussi stabili di scambi di prodotti e di flussi turistici tra le aree interessate. Con questo si otterrà il risultato di mettere in comunicazione fra loro la domanda e l'offerta delle due tipologie di territori interessati, attivando così circuiti stabili di scambi di prodotti turistici e artigianali fra loro complementari. Il terzo obiettivo, invece, vuole inserire le imprese locali in un sistema permanente di commercializzazione dei prodotti agroalimentari, artigianali e del turismo rurale. Le imprese, in questo caso, avranno a disposizione uno strumento permanente di commercializzazione delle loro produzioni, organizzato sia in maniera materiale con un punto vendita che in materiale attraverso una piattaforma telematica.